poi della storia, la leggenda e il prossimo concerto prodotto per la quinta volta sul territorio dall'Orchestra Sinfonica Rossini. Però martedì 29 luglio al Teatro Arena BCC di Fano, classico e rock si fonderanno, perché sul palco sarà presente anche la DNA Pink Floyd Tribute, una delle cover band riconosciute a livello europeo e che possiede una strumentazione che permette di avvicinarsi il più possibile alle sonorità passate, alla storia del famoso gruppo britannico. Questa credo che sia la quinta esecuzione sul territorio e continueremo a farlo finché non avremo pubblico, perché nelle prime esecuzioni abbiamo sempre avuto il tutto esaurito. Segno che la musica dei Pink Floyd si può ormai definire classica. Quando si parla di cultura classica, qualche definizione è un genere che ha superato il tempo e le classificazioni, e direi che questa musica lo è. Tutto è centrato attorno alla figura di Roberto Molinelli, direttore per l'innovazione dell'Orchestra Rossini, che è uno straordinario arrangiatore e che ha scritto degli arrangiamenti per orchestra sinfonica che si aggiungono alla esecuzione integrale delle canzoni dei Pink Floyd. Diciamo che ci saranno sullo stesso palco la DNA Tribute Band, Pink Floyd Tribute Band e l'Orchestra Sinfonica Rossini, per un insieme, un'orchestra tra classico e rock, direi che già determina la particolarità di questo evento. Allora, la DNA Pink Floyd Tribute Band è una delle cover band riconosciute dei Pink Floyd, ha tutta una strumentazione che permette di avvicinarsi il più possibile alle sonorità che sono passate alla storia dei Pink Floyd. E appunto Molinelli ha aggiunto delle parti per archi e per ottoni che daranno, se possibile, qualcosa in più anche a livello emozionale rispetto agli originali, o almeno questo è il nostro tentativo. Ovviamente verranno proposti tutti i maggiori successi accompagnati dalla proiezione di immagini e video dei Pink Floyd.